persona mi ha supportato ed è anche grazie a lui che oggi voi siete qua. E questa persona è il presidente mondiale di Soul Food, Kevin Negrete. Good morning. Buongiorno. That's the end of my Italian. My name is Kevin Negrete, and as my best friend Giorgio said, I am the president of Soul Food globally. Buongiorno a tutti. Good morning, my Good angel. Morning. My angel has arrived. Okay. Ready? Ready. Si è presentato e appunto ha sottolineato l'amicizia con Giorgio. I'm actually here in Europe on vacation with my wife. We were in Paris yesterday, and when Giorgio invited us to come be a part of your congress, I immediately said yes, I would love to. Siamo qui con mia moglie, eravamo in realtà a Parigi fino a ieri, e quando Giorgio ci ha invitato per venire a questo convegno ha immediatamente risposto positivamente. So thank you to my wife also. Quindi grazie anche a sua moglie. So Giorgio talked a little bit about 1997 being a special year for him as he was introduced to Soul Food. It was also my first year getting to know Soul Food. Giorgio ci ha appena parlato del 1997 come anno speciale per lui, ma in realtà lo è stato anche per Kevin, essendo il suo primo anno all'interno dell'azienda. My father was also very ill, and Soul Food literally changed his life. Anche suo papà in quella fase era molto ammalato e il Soul Food letteralmente gli ha cambiato la vita. When I saw what Soul Food was able to do for my father at that time, I completely changed my life and decided to dedicate the rest of my life to sharing Soul Food with the entire world. Quando ha visto cosa il Soul Food ha fatto per la salute di suo papà, ha deciso di dedicare l'intera vita a condividere la bontà di questo prodotto. So we all will have our stories of how we learned about Soul Food, why we learned about Soul Food. Maybe it was someone we know. Maybe it was someone we love, maybe just a friend. Tutti noi potremo condividere, immagina che tutti noi potremo condividere una storia del beneficio del Soul Food, magari con qualcuno che curiamo, magari con qualcuno che amiamo. I'm just curious because I don't really know. I see some people that I recognize, but how many people are seeing me for the first time? Quante persone lo stanno vedendo per la prima volta? Ah, okay. Okay. Excellent. Excellent. So, Bologna is a very familiar city to me because my first time in Italy was here in Bologna with Soul Food. Bologna è una città che mi sta nel cuore proprio perché è stata la prima volta che sono venuto in Italia, è stato a Bologna per il Soul Food. I have great memories and I have one bad memory. Ah, molte buone Molti buoni ricordi, ma un ricordo meno buono. The first time I was here, unfortunately, was September 11th, 2001. Sfortunatamente, la prima volta che è stato qui a Bologna era settembre 2001. As well, remember the horrible attacks that took place in America. I'll never forget how warm the people were from Bologna with me. It was fantastic. Quindi non può dimenticare anche la reazione dei bolognesi con lui, che era scioccato da quello che era successo in America in quei giorni, mentre lui era a Bologna. But my two great memories from Bologna are... Ma i suoi due principali buoni ricordi di Bologna sono... Tortellini in brodo. Wow! E... Ma crema de mascarpone. Okay. Mamma mia. Manu, grazie mille. Wow. Oh. Ha cambiato la vita, eh? Okay. So thank you all for coming. Thank you for giving me 5 minutes of your time to say hello. It's my pleasure to be here with you today.
And I thank you, Giorgio, for everything, my friend. Thank you. Grazie a tutti per aver concesso questi 5 minuti per presentarsi e grazie a Giorgio, suo grande amico. Una delle persone più straordinarie che non hai tradotto tortellini e mascarpone abbia conosciuto per quello che lui fa, e quindi devo ringraziare sua moglie Veronica per la pazienza che ha sempre avuto, e anche insomma l'amicizia e il supporto che ci dà da sempre. Permettetemi di ringraziare tutti i relatori, la mia famiglia, perché poi non ci sarà tempo, ma voglio assolutamente my friend, thank you very much. Yes. E pensate che qui c'è una frase che la leggo, e questa frase è sempre stata il mantra del nostro grande Sergio: Dio non gioca a dadi con l'universo. Fino a quando il discorso non cadrà sui mitocondri, sulla loro importanza in fisiologia e patologia, sulla terapia mitocondriale con efficaci stangioprotettori, cardiopatie, diabete e cancro continueranno a essere epidemie in aumento. Dottor Sergio Stagnaro. E questo è quello a cui serve Selfie. Grazie.